Ciao Horror Italy e Horror Italy, bentornati al consueto appuntamento con le novità dal mondo terrorizzante. Oggi il vostro rugoso zio Ernio di Lapide vi parlerà del nuovo numero dalla rivista Asylum Magazine. Questo bimestrale di puro horror a 360 gradi risulta una vera e propria ventata di pura aria putrida, specialmente considerando il periodo del digitale che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Nasce da quest'idea proprio la voglia di riportare al pubblico un fascino ormai quasi dimenticato, quel senso fisico del contatto con la carta e che ci catapulta dentro sentieri fantastici fatti di immaginazione, parole ed immagini. Ma andiamo a presentare gli argomenti che compongono questo secondo numero. Già dalla copertina possiamo entrare dentro malsane atmosfere sinistre che introducono il focus Il diavolo in corpo, articolo che analizza il mondo delle possessioni dal reale al cinematografico attraverso un percorso molto affascinante e ben strutturato nella scrittura, che inizia con il più classico dei film. Ovviamente stiamo parlando dell'intramontabile L'Esorcista, passando per il nostrano L'Anticristo e soffermandosi in maniera approfondita su uno dei lavori meno presi in considerazione su questo preciso genere. Stiamo parlando di Abby, la storia di una donna posseduta. Un'autentica riscoperta del lavoro del 1974 di William Gildler che merita un'attenta e profonda lettura. Un modo per ricordare questo capolavoro e anche un modo per avvicinare gli spettatori che ancora non hanno avuto occasione di prenderne visione. La rivista procede in modo scorrevole con altri interessantissimi articoli come Fantasmi e Redenzione, che parte da importanti citazioni di Charles Dickens per soffermarsi al non tanto noto, ma incredibilmente meraviglioso film del 1921, Il carretto fantasma, sviscerandolo nella sua totale forma artistica ed inquietante. Proseguendo troviamo anche alcuni nomi noti al nostro sito, sì, perché Debbie Rochon, tradotta da Roberto D'Onofrio, ci parla dell'underground horror movie di Brett Mullen dal titolo Bloody Ballet, reintitolato successivamente Fantasma. Un lavoro che affianca il mondo del balletto a droghe sperimentali che scaturiscono distorte visioni del mondo a cavallo tra il reale e l'immaginario, un autentico viaggio dentro la follia. Altro nome noto al nostro sito è anche l'amico Giorgio Borroni, presentato nella sezione Papyrus con il suo ultimo romanzo Satyros. Un poetico labirinto fatto di spettrali figure sinistre nelle cupe stanze di un remoto hotel. Si prosegue con altri affascinanti mondi, quello del fumetto, più nello specifico Le maschere dell'orrore, edito in Italia da Cut Up Publishing, e quello interattivo dei videogames con il surreale e lovecraftiano The Sinking City. Questo secondo numero porta anche l'orrore dentro sentieri sociali davvero importanti. È il caso del nostro amico di Non aprite questo blog, il Gonz, o meglio, il Gonz, che argomenta la dipendenza dei social e su come questa può influenzare in modo negativo il mondo del cinema. Un argomento analizzato con grande calma che fa riflettere, e non poco, dentro ramificazioni distese su reali e concreti studi universitari, riportandoli su una realtà orrorifica tutta da leggere. Asylum Magazine numero 2 continua con tanti, tantissimi altri articoli e speciali dall'interessantissima lettura, come Crankle International con l'entità dallo spazio profondo, con uno special dedicato al padre della musica elettronica Klaus Schulz. Visionary International, l'horror vacui di Alois Corbaz, le urban legend nel Shades of Death Road, a cura di Susie Lorraine.
il diavolo e i dettagli nella sezione Really Horrid, che si ramifica su realtà di cronaca come quella del caso Pacciani, su teorie, supposizioni e idee che han reso celebre le indagini sul mostro di Firenze. Really Horrid, che continua la sua corsa con un articolo sviscerato dalle budella calde del gruppo investigativo Attività Paranormali e che termina con l'oscuro Da Vamp a Vampiro, l'imprevista resurrezione della Marchesa Casati. Insomma, argomenti per immergersi in una terrorizzante lettura ne abbiamo come sempre in abbondanza e Asylum Magazine ci sta abituando a piacevolissime serate fatte di parole scritte da amici dal piacevolissimo sangue caldo. Come ben saprete ormai, il link del prodotto verrà inserito nelle sporche viscere di descrizione qua sotto. Per ora è tutto. Buonanotte. E lasciatevi terrorizzare.